Il sistema aeroportuale del Nord-Est ha ripreso a volare, un buon auspicio per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, evento sportivo ma anche catalizzatore turistico. Il via libera del governo, la realizzazione della bretella ferroviaria tra lo scalo e la stazione è un ulteriore passo verso quella intermodalità necessaria per lo sviluppo turistico. La bretella, sì, è la prima grande opera, come ha detto prima il presidente Zaia, che riguarda le Olimpiadi. Naturalmente le Olimpiadi, come dicevo prima, non sono solo il giorno della gara. Le Olimpiadi sono una fenomenale occasione per far vedere alla gente di tutto il mondo le bellezze del nostro territorio e quindi noi ci stiamo preparando per fare in modo che siano un'occasione per farle vedere alla gente di tutto il mondo nelle migliori condizioni e con la miglior comodità possibile. Costo 475 milioni di euro destinati ad aumentare, visto l'incremento generale dei prezzi delle materie prime. Chiediamo al governo, ma immagino lo farà, di intervenire, visto considerato che altrimenti molti cantieri non riusciamo a chiuderli. In particolar modo in questa fase, quelli urgenti delle Olimpiadi. Il collegamento ferroviario è molto importante perché rappresenta una delle tre direttrici fondamentali del nostro lavoro: lo sviluppo dei nuovi voli e delle nuove destinazioni, l'intermodalità e la sostenibilità. La bretella ferroviaria serve non solo a rendere più agevole l'accesso e l'uscita dall'aeroporto, ma serve a inquinare meno, a produrre meno emissioni, ad avere un traffico più sostenibile in linea con quelli che sono anche gli obiettivi del nostro sistema aeroportuale, quello di arrivare al 2030 con emissioni nette di CO2 zero. La Cina, che è un mercato molto importante per noi, se noi pensiamo che abbiamo circa 200.000 passeggeri verso la Cina, e presenze cinesi in regione, arriviamo quasi a quasi 1 milione, la Cina è ancora ferma. Altre mete, tipo la Corea, comincia ad aprirsi soltanto adesso, devono ripigliare tutto ciò che sono i flussi, per cui l'Asia è un po' indietro rispetto al Nord America, però speriamo che sia un mercato che entro la fine dell'estate cominci a girare nuovamente. Anche qui i dati ci dicono che molto probabilmente non sarà ovviamente come il weekend di Pasqua, anche perché la capacità di spesa degli italiani, dei veneti, quella è di fronte a una situazione anche di difficoltà per l'aumento dei costi energetici, quindi non è che possiamo aspettarci ogni weekend da tutto esaurito. Sicuramente però sarà un altro weekend dove la partecipazione sarà alta.